Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, bentornati a Cronache da Sottosopra. Il nostro paese non manca mai di essere sottosopra, diciamo che forse il mondo è un mondo sottosopra, lo è sempre stato. Il tentativo della razionalità filosofica finalizzata a giustizia e libertà deve essere o dovrebbe essere quello di contribuire a riportare il mondo a camminare sui piedi, a camminare a testa alta. C'è ancora molto da fare. Le cronache di Sottosopra di oggi partono da un'incredibile vicenda, a mio avviso. Siamo nell'Italia delle scuole pericolanti, siamo nell'Italia dei soffitti che spesso cascano nelle scuole, dunque sulle teste delle nostre figlie e dei nostri figli. Siamo nell'Italia in cui le scuole sono spesso non a norma, ci sono delle deroghe dunque alla messa in sicurezza delle scuole, siamo nell'Italia delle palestre spesso inagibili, nell'Italia scolastica in cui quando piove dobbiamo evacuare magari atri, corridoi o aule per mettere, no, secchielli che impediscano poi ai corridoi e alla scuola di essere completamente allagate. Ebbene, in quest'Italia dell'edilizia scolastica carente, deficitaria, in quest'Italia in cui i genitori misteriosamente non scendono in piazza per chiedere sicurezza, investimenti per le scuole in cui vanno i loro figli, ebbene, in quest'Italia la regione Lombardia ha destinato 50.000 euro ad una priorità fondamentale per la nostra scuola, 50.000 euro per allestire presepi. So già ovviamente le accuse, ecco, saudino, laico, illuminista, materialista, ateo, mondialista, globalizzatore, anticristiano, anti chi più ne ha più ne metta. Ti stai scagliando contro la nostra tradizione. Allora, su questo vi sono molti, molti puntini sulle i da mettere. Come ho già più volte detto, quando si parla di tradizione bisogna avere molta lucidità. La tradizione della nostra penisola è complessa. La nostra penisola è una tradizione di grecità, di romanità, di cristianità, di umanesimo, di rinascimento, ha una tradizione ovviamente piccola magari, ma di illuminismo, una tradizione di movimento operaio, sindacale, socialismo, una tradizione cristiana, una piccola tradizione liberale, una piccola tradizione di laicità, ha una tradizione chiaramente cristiano-cattolica, sono molte le tradizioni. Io penso che la nostra Costituzione, con l'aver faticosamente prodotto una laicità seppur parziale, la nostra adesione alla cultura dei diritti umani, liberali, civili, politici, sociali, socialisti, culturali, la nostra Costituzione, la nostra Italia, la nostra Repubblica, abbiano creato i presupposti per poter vivere veramente in accordo, un retaggio di grande patto, di grande accordo. Ebbene, questo retaggio, questo humus, questa fertilità culturale, costituzionale, la stiamo un po' violentando, massacrando, umiliando ogni giorno. L'ho più volte detto, siamo in un'epoca di profonda crisi, di trasformazione, il mondo del capitalismo produttivo con tutte le sue crescite, con tutte le sue ingiustizie e povertà, ha lasciato spazio a un mondo del capitalismo globale finanziario che ha trovato il mondo liberale molto agguerrito nel difendere il liberismo fino forse alla morte, nel senso che
l'Iberismo sta producendo ricchezza in alcune parti del pianeta in maniera disuguale, come fa sempre tendenzialmente il capitalismo, ma sta anche impoverendo e sta togliendo diritti in gran parte del pianeta, sta aprendo la forbice tra ricchezza e povertà, tra libertà e schiavitù, tra uguaglianza e disuguaglianza in maniera sempre più ampia. I liberali e i liberisti cercano di difendere tutto ciò fino alla fine. La sinistra internazionale, la sinistra del movimento operaio socialista attraversa il deserto da 30-40 anni, spesso la sinistra anche, no, quella che era maggioritaria italiana, è passata dal campo della socialdemocrazia al campo del liberalismo e liberismo senza quasi, no, discontinuità. E dunque c'è una grande crisi a sinistra che si sta riorganizzando in alcuni paesi, l'America Latina, ma anche interessante la sinistra americana, una sinistra complessa chiaramente, no? Che cerca di coniugare diritti civili e diritti sociali, spesso purtroppo non facendo sufficienza per i diritti sociali. Ma di fronte a questo grande vuoto, anche lasciato da una sinistra internazionalista, una sinistra, no, di portata mondiale, sono ovviamente riemerse le spinte nazionaliste, sono riemerse le spinte identitarie, dunque il sovranismo è diventato una prospettiva, no, politica seguita, propugnata da pochi leader, ma seguita da molti cittadini. In modo particolare però il sovranismo cosa ripropone? Ripropone il tema del nemico interno e del nemico esterno, dell'immigrato, ripropone il tema della criminalità in crescita nonostante la criminalità stia diminuendo, ripropone il tema ovviamente della paura dell'immigrato, del diverso, addirittura pure il tema della sostituzione etnica, parole che dovrebbero far rabbrividire, parole che dovrebbero produrre un vero e proprio brivido lungo tutto il corpo. Ebbene, questo sovranismo nazionalista cerca di recuperare anche pensieri di sinistra, cerca di mettere insieme tutto, producendo però tra l'altro quello che a mio avviso è il più grande anche errore, cioè l'età dell'oro passata. Come tutti i conservatorismi, il sovranismo è un conservatorismo dal mio punto di vista, produce un'età dell'oro, l'età dell'oro della lira, l'età dell'oro dello Stato nazionale, dei confini in cui c'era ricchezza, produzione, in cui c'era ovviamente sviluppo, benessere, e non tiene conto che quello era un contesto comunque ben particolare, era un contesto di boom economico in seguito alla Seconda Guerra Mondiale, a un contesto di crescita economica e capitalistica internazionale, e non tiene conto che quelle politiche furono realizzate con un debito pubblico spaventoso. Non si può fare, io sono fuori a fare politiche di debito pubblico, ma ovviamente servirebbe un'altra Europa, non tanti singoli stati nazionali a viso che competano e che si tornano a fare guerre o alzare muri, servirebbe un'Europa ovviamente con un'altra politica economica, un'altra politica monetaria, politiche espansive della domanda. Bisogna ripensare profondamente la possibilità di fare appunto debito, la possibilità di lavorare sulla valutazione, della moneta, possibilità di fare politiche di pieno impiego, di estensione del welfare, di aumento dunque dei consumi, allo stesso tempo però in un mondo globale che invece è di competizione sempre più esasperata. Dunque anche i sovranisti alla fine, quando ci propongono le loro ricette economiche, pensate soltanto ad Orban, si assiste alla riduzione dei salari, si assiste comunque alla riduzione delle libertà sindacali, e si punta tendenzialmente su che cosa? Si punta sull'immigrato, sul diverso, sull'intolleranza verso i gay, verso le lesbiche. In questo clima in cui il sovranismo ritorna a Dio, patria e famiglia, e dunque ritorna agli antichi valori, i sani valori, dunque anche a riproporre visioni forti, ideologiche del mondo, ovviamente l'ideologia non può che rimettere in campo la religione come collante sociale, come collante identitario, e dunque il Vangelo dell'accoglienza, della tolleranza, il Vangelo di chi ha peccato scagli la prima pietra, il Vangelo del più facile che un ricco, che un cammello passi per la cura di un ago, che un ricco entri in paradiso, tutte queste parti, questi aspetti vengono meno, saltano, si torna appunto al cristianesimo gridato, al cristianesimo urlato, e dunque si ritorna ad esaltare l'identità nazionali, religiose, e dunque nelle scuole ecco che sindaci, ecco che deputati, parlamentari, ecco che consigli regionali come Lombardia, ecco che nelle scuole ritorna l'inutile
problema del crocifisso. Perché? Perché a scuola io ci lavoro, io ho 3 figli che vanno a scuola, in ogni scuola di ordine e grado, cioè vanno alle elementari, vanno all'asilo nido, vanno alle medie. A scuola non è sentito questo problema. A scuola c'è un problema di costi, l'asilo nido costa tanto, a scuola c'è un problema di materiali, a scuola c'è un problema di borse di studio, a scuola c'è un problema di accoglienza, a scuola c'è un problema di infrastrutture, di palestre, di fare sport, a scuola c'è un problema di personale, a scuola ci sono tutta una serie di problemi che andrebbero affrontati. E cosa fa l'ideologia sovranista, nazionalista, cristiano-cattolica, ma di una minoranza di cristiani cattolici? Ecco cosa fa. Fa una cosa molto semplice: annulla quei problemi che non saprebbe affrontare, perché bisogna fare politiche economiche diverse, perché bisogna fare politiche appunto espansive, politiche di rimessa in discussione proprio di una certa appartenenza all'Unione Europea, politiche di tassazione diverse. Servirebbe una patrimoniale, servirebbe chiaramente una vera lotta all'evasione anche e soprattutto delle multinazionali. Cosa fa il sovranista? Ci propone il ritorno agli antichi sani valori che tutto tengono sotto controllo. Ci ripropone una bella campagna per il presepio, questo presepio che non è più fatto, che è tolto, che gli islamici non vogliono, che gli atei non vogliono, che viene appunto espulso dalle scuole. Io vi ripeto, non è un problema. Io non ho mai incontrato una mamma, un papà islamico a scuola che ha proposto di non fare il presepe, che ha chiesto di togliere un crocifisso. Semplicemente, ci tengo a ricordarlo, è un paese laico e va benissimo fare l'albero di Natale, fare il presepe, nessuno dice mai niente. Ci sono posti in cui si fa, posti in cui non si fa, posti in cui si fanno delle recite, delle favole, posti in cui c'è più ecumenismo, dove c'è una dimensione sovrareligiosa, più laica, di scambio culturale, per far crescere i ragazzi con i diritti umani, che sono il grande collante. Invece cosa fa il sovranista imbruttito, direi più che mai? Ci propone il presepio. Dunque, cari genitori, pensiamo che questa battaglia per il presepio può sottrarre risorse ad altre iniziative ben più importanti per i nostri figli: didattiche, laboratori, palestra, sport. Sottrae risorse per la sicurezza, sottrae risorse dunque per una miglior qualità della scuola, per buttarle, sprecarle in un discorso di identità culturale, di identità spesso escludente, che non è un vero problema, perché nelle scuole c'è una libertà abbastanza diffusa, perché c'è confronto, perché a scuola c'è una robusta anche tolleranza, perché a scuola tolleranza, non dovremmo neanche parlare di diritti, ci sono comunque forti elementi di lavoro interculturale, di lavoro di rispetto reciproco da parte anche di stessi professori di religione, che sono comunque nella scuola italiana ben più aperti e progressisti di quanto non sia una certa classe dirigente. Poi il problema delle scuole, dell'ordine di religione a scuola, è un problema antichissimo. Io chiaramente sarei per mettere una bella storia delle religioni anziché insegnamento della religione cattolica. Perché? Ma perché i ragazzi devono crescere con delle basi storiche, scientifiche, antropologiche, sociologiche. Dopodiché il pomeriggio vai al catechismo, vai al centro buddista per fare il tuo percorso di formazione spirituale, vai dagli umanisti, vai appunto in moschea o frequenti la sinagoga. E questa è la prospettiva di una democrazia sana, robusta. Chiaramente i nemici di questa democrazia debole, imbruttita, sono loro in realtà profondamente imbruttiti e violenti, i nemici che sostengono: eccoci qua, il melting pot a cosa porta? Porta al supermercato delle religioni, no, una religione così tutto è più coeso, una religione così tutto è più compatto, una religione così è tutto più fortemente identitario. Sono gli stessi che a un certo punto ti dicono: ah, il 68, troppe libertà ha dato, adesso i ragazzi sono maleducati. Ma non è colpa del 68 che ho portato una legge di libertà per le minoranze, per le donne, per gli studenti, è colpa chiaramente di molte altre cose la maleducazione. Forse colpa di un certo modo di fare cultura, di un certo modo di fare politica, un certo modo di essere genitori. Io ci penserei. Non è che per avere l'educazione devo far sì che i ragazzi si alzino in piedi perché terrorizzati, o per tornare alle scuole che funzionano meglio mettiamo un bel vincolo e dunque non vengono quelli che hanno un certo reddito, quelli che non hanno un certo diploma, non possono andare all'università, dunque mettiamo che all'università vanno solo quelli che sono i licei, non quelli che sono i tecnici e professionali, oppure ancora facciamo fare un bel test alle medie, qui selezioniamo e decidiamo chi può andare nelle scuole migliori
migliori e chi va in quelle peggiori. Tutto è molto facile in questa direzione, cioè restringere la democrazia. La democrazia è troppo estesa per alcuni. Cos'è questa libertà religiosa? Era meglio. E poi vi diranno: la famiglia si disgrega per colpa delle donne che divorziano. Ah, come si stava meglio quando non si divorziava. L'aborto. Del tema molto delicato, il diritto alla vita, ma l'aborto, un altro elemento in più che porta all'egoismo delle donne brutte, sporche, omicide. Ecco che il sovranista imbruttito comincia a mettere insieme tutta una serie di cose per arrivare a quel Dio, patria, famiglia, chiusura, identità, muri che diventano prigioni, non diventano luoghi di libertà, ma diventano luoghi di prigione. All'inizio molta più emancipazione, cioè molta più libertà vuol dire molta più responsabilità, ci serve una classe dirigente chiaramente nuova, responsabile, nuova non nuova perché il nuovismo, nuova rispetto a delle classe dirigente che appunto è violenta nel linguaggio, incapace nelle proposte politiche. Serve del sogno in politica, oltre al sano realismo, perché la politica è sempre a fare i conti con la realtà. Serve anche uno slancio ideale per produrre una società che tra l'altro non è più soltanto italiana, deve essere globale. Bisogna andare veramente verso la globalizzazione della politica, delle persone, dei popoli, dei lavoratori, lavoratrici, dei cittadini, delle cittadine. Bisogna tornare a far pesare l'idea di una democrazia dal basso e non pretendere di essere protetti da uno Stato padre padrone, va bene, che alza dei muri senza poi in realtà fare nulla, tra l'altro per quanto concerne salari e pensioni. Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della grande bufala. Questi vi vogliono mettere i presepi, no, come e mettere del profumo sull'odore di letame che maniamo. Ma la scuola sta crollando, facciamo il presepio. È quello il problema. Le scuole vengono giù, sono a pezzi, manca personale per seguire magari i ragazzi disabili e noi facciamo il presepio. Care cittadine, cari cittadini, cari amiche, cari amici di Barba Sofia, serve non essere ideologici, serve guardare i problemi, provare ad affrontarli, poi avere anche una visione di mondo. Ma questa visione di mondo per me deve essere sempre una e soltanto una: la democrazia, la partecipazione, ma nel rispetto dei diritti, non la partecipazione della violenza. Tanti anche tra i populisti più accaniti parlano delle popolazioni, di partecipazione. La partecipazione non è il popolo che marcia con il passo dell'oca, la partecipazione non è assistere a un comizio in cui si parla di sostituzione etnica e battere le mani. Partecipazione non è stare sotto un palco e vedere un politico che prende la bambola gonfiabile paragonandola alla Boldrini e avere sotto appunto una serie di persone che insultano gridando anche allo stupro, ti violentano. Quello non è partecipazione, quello è incanalare odio e violenza, far marciare persone verso appunto forme di governo autoritarie, forme di governo ingiuste, forme di governo ingiuste. Tra l'altro, quelli che continuano a parlarvi di Dio, patria e famiglia sono persone già al governo da una ventina d'anni, che hanno votato di tutto, riforme della pensione come riforma Fornero, hanno votato la riforma della scuola Gelmini, hanno votato la riforma Moratti della scuola delle 3i, hanno votato l'abolizione dell'articolo 18, hanno votato di tutto, hanno smantellato i diritti. Questi signori sono appunto quelli che oggi si propongono come i governatori forti, autoritari, autorevoli, quelli che guidano il popolo, certamente. Per non parlare poi di altri politici, no? Alla Renzi, alla Monti, che hanno contribuito a smantellare la scuola pubblica, hanno contribuito a ridurre la scuola pubblica. Va bene? Questo è il problema. Abbiamo bisogno di parlare di questioni concrete, ma che abbiano a che fare con la democrazia. Il presepio in questo momento non è una priorità. Noi dobbiamo vivere un mondo di estrema, estrema tolleranza religiosa, di estrema tolleranza su tutti i temi dei diritti e della libertà, perché la mia libertà alimenta quella di un altro, la libertà di un altro alimenta la mia, le libertà si autoalimentano, le giustizie si autoalimentano. Dove c'è ingiustizia verso un lavoratore, che sia pakistano, del Bangladesh, marocchino, tunisino, italiano, dove c'è ingiustizia per tutti i lavoratori. Solo la solidarietà, solo l'internazionalità dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici costituirà un argine contro questa nuova barbarie, la barbarie di chi ci vuole portare nuovamente, no, a marciare tutti inquadrati come se fossi in un regime che tra l'altro è una macchietta guidato da leader che sono macchiette che sono veramente la fotocopia sbiadita, no, del grande dittatore di Charlie Chaplin. Ci vediamo oggi pomeriggio con dei video invece didattici, penso su Zenone e Parmene. Buon pranzo a tutti, vado a prendere mia figlia.